Ciao ragazzi, oggi vorrei fare un video un po' particolare, un po' diverso dagli ultimi. Innanzitutto, questo video non sarà scritto, ho giusto una scaletta, perché si parla di qualcosa di un po' più personale, diciamo, rispetto agli ultimi video che semplicemente erano un riportare quello che è stato annunciato con qualche mia opinione. L'avrete già letto dal titolo, vorrei parlarvi dei 5 annunci che più aspetto e in cui spero di questo E3 2021. Mi rendo conto che alcuni annunci potrebbero essere più probabili di altri, però diciamo che in generale, più che essere gli annunci che mi aspetto effettivamente, sono quelli in cui spero di più. Inoltre, questo video tratterà principalmente delle 3 conferenze principali, ovvero la conferenza Xbox e Bethesda, la conferenza Nintendo e la conferenza Square Enix. Detto ciò, possiamo iniziare subito. Ecco qui i 5 annunci che più mi aspetto di vedere in questo E3 2021. Iniziamo dall'unica conferenza per cui abbiamo effettivamente una data, ovvero la conferenza Xbox e Bethesda, che saranno unite insieme, da come sappiamo. Devo dire che non so bene che cosa aspettarmi da questa conferenza. Mi aspetto tante sorprese, ma non c'è qualcosa di particolare che vorrei o che mi aspetto che verrà presentato. Tranne... I doubt you could even imagine it. E sarebbe anche ora di Elden Ring, perché praticamente 2 anni fa ormai è stato annunciato e a parte dei leak non abbiamo più avuto nulla di ufficiale, non abbiamo più avuto un teaser, un gameplay. Certo, qualche tempo fa c'è stato appunto un leak di un gameplay, ma innanzitutto era un gameplay di una build vecchia. E poi ragazzi, io vorrei qualcosa di ufficiale. Io capisco l'essere contenti per un leak, una cosa che viene fuori, che però magari noi non dovevamo neanche vedere. Sono stato anch'io contento di vedere quel gameplay, però vorrei vedere effettivamente a che punto sono. Vorrei avere magari anche una data, sarebbe anche ora. Allo stesso tempo però bisogna essere comprensivi. Con la questione coronavirus e tutto quanto, è anche normale che i tempi di sviluppo si siano allungati particolarmente. Però insomma, mi piace sognare, mi piace sperare, e per quanto dovrò cercare di tenere le aspettative basse, con Elden Ring non è così facile, perché ragazzi, l'hanno annunciato da tanto, è il nuovo gioco From, vedremo, però io ci spero veramente tanto. Effettivamente, parlando di Bethesda, ci sarebbe un altro titolo, ma è talmente tanto improbabile che non so neanche se sperarci. Lo so che è passato un po' di tempo, forse due anni, anche da The Elder Scrolls 6, era lo stesso anno, non mi ricordo. Però quello secondo me ci vorrà ancora un po'. Io ovviamente se lo facessero vedere sarei la persona più felice del mondo. Però bisogna dire che è talmente tanto una cosa che sembra impossibile che anche sperarci è difficile. Passiamo adesso alla conferenza Square Enix. Dalla conferenza Square Enix mi aspetto ovviamente per esempio Life is Strange, il nuovo Life is Strange. Però diciamo che non è tra le cose che io attendo di più. A questa conferenza della Square, mi aspetto qualcosa di nuovo sul nuovo Final Fantasy XVI e vorrei anche sapere qualcosa di più sul futuro di Kingdom Hearts, come andrà avanti. Magari mi andrebbe anche bene qualcosa di un po' meno... principale? Mi andrebbe bene qualche spin-off su Switch, sarebbe molto carino. Una cosa in cui io spero da tanto tempo è un remake del gioco di Kingdom Hearts dal titolo impronunciabile, che è 358/2/2 Days. So che in inglese lo chiamano
358 over 2 days, mi pare. E quello secondo me è un gioco che starebbe benissimo su Switch, però con un remake, perché effettivamente l'originale aveva problemi di gameplay. Poi ragazzi, non parlerò di nulla per evitare di fare spoiler, ma visto il finale di Melody of Memory, io sono molto 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 curioso di sapere come continuerà la saga. Non penso che vedremo ancora qualcosa di nuovo a riguardo, perché se non sbaglio si stanno prendendo una pausa. Però ragazzi, se anche voi avete finito Melody of Memory, tranquilli, non faccio spoiler nel caso non l'aveste fatto, probabilmente saprete che potremmo assistere a una specie di seconda fioritura del brand. Per quanto riguarda Final Fantasy XVI, che ho citato prima, mi aspetto di vedere un po' più di gameplay, mi aspetto di vedere qualche funzionalità, insomma, in più, e anche di vedere come l'hanno migliorato ulteriormente, perché avevano detto che l'avrebbero migliorato parecchio, e sì, secondo me le 3 è proprio l'evento adatto, se vogliono mostrare qualcosa, se hanno qualcosa da mostrare ovviamente. Non chiedo una specie di altro trailer che però bene o male è un po' come quello che abbiamo già visto. Infine ragazzi, la conferenza che io aspetto di più in assoluto. In realtà penso che molti attendano particolarmente la conferenza Nintendo, e penso che le cose che io desidero e che mi aspetto siano abbastanza ovvie. La prima, ovviamente, è Breath of the Wild 2. Ragazzi, penso sia quasi ovvio che vedremo qualcosa, vedremo anche solo un gameplay, vedremo qualcosina. Non penso che non ci faranno vedere nulla. All'ultimo Direct Aonuma aveva detto che avremmo visto qualcosa presto, e quale momento migliore se non le tre? E quindi ragazzi, secondo me sì, secondo me vedremo qualcosa di bello, vedremo qualcosa di molto interessante, finalmente capiremo certe cose del primo teaser, e quindi veramente io penso che questo sia forse l'unico tra quelli che ho detto e che vi dirò, perché ne manca ancora uno, l'unico annuncio che effettivamente è praticamente sicuro che ci sarà. Quindi, qual è questo ultimo annuncio che io mi aspetto dalle tre? Ovviamente fa parte della conferenza Nintendo, ed è, ragazzi, e sarebbe anche il momento, Mario Kart 9. Perché? Perché non credo proprio che Nintendo, come Mario Kart esclusivo per la Switch, si farà andare bene live, Mario Kart Live. Io penso che vogliano far uscire un Mario Kart vero, un Mario Kart principale su Switch, e veramente è, penso, uno dei giochi che attendo di più, perché ho giocato tantissimo a Mario Kart 8 sia su Wii U sia su Switch, ed è veramente l'ora di un nuovo Mario Kart, perché l'8 è fantastico, l'8 secondo me è il Mario Kart migliore. Però ci ho giocato talmente tanto che voglio qualcosa di nuovo. Voglio qualcosa per Switch. Qualcosa fatto per la Switch, che può sfruttare, insomma, tutte le potenzialità della Switch. E quindi, veramente, ragazzi, è uno dei giochi che io spero che verranno mostrati di più, in assoluto. Quindi, questi erano gli annunci che io più aspetto e in cui spero delle 3 2021. Ditemi cosa ne pensate, arriveranno dei video dedicati a queste conferenze, non solo a queste tre principali ma a tutte quelle delle 3 e anche a quelle prima delle 3, perché abbiamo un bel po' di conferenze un po' minori magari, però prima delle 3 secondo me potremmo vedere qualcosa di interessante anche lì. E niente, vi invito a lasciare un commento, ditemi cosa ne pensate, quali sono i vostri giochi che attendete di più per questo E3 2021, e noi ci vediamo alla prossima ragazzi, grazie a tutti per l'attenzione.